Buongiorno a tutti gli spettatori e gli appassionati di powerlifting. Siamo qui oggi in compagnia del presidente della Federazione Italiana, il signor Sandro Rossi. Buongiorno. Buongiorno e benvenuto. Grazie. Dunque, lei oltre che ricoprire un ruolo fondamentale all'interno della Federazione Italiana è anche un atleta. Sì. Da quanto tempo pratica questo sport? Come si è avvicinato al mondo del powerlifting? Io sono uno sportivo che proviene soprattutto dal nuoto, perché sono stato nella Prolimpica delle Fiamme Oro, del gruppo sportivo della polizia. E lì ci avvicinò alla pratica dei pesi il nostro preparatore atletico, il maestro Vignatti. E da lì è nato la passione per questo tipo di attività. Ho maturato anche altre esperienze sportive, ma diciamo la passione per i pesi, per il ferro, è sempre rimasta. Nel 1993 sono approdato alla Federazione Italiana Powerlifting, dopo aver avuto altre esperienze di powerlifting in altre federazioni, sigle, insomma. Però la Federazione Italiana Powerlifting all'epoca era l'unica federazione che offriva agli atleti praticanti il powerlifting il cosiddetto sbocco internazionale, una parola bruttina che abbiamo cercato con il tempo, di modellare, speriamo di modellare alle nuove esigenze, alle nuove prospettive del powerlifting, speriamo di esserci riusciti. Voglio un attimo approfittare di questo spazio per dire una volta per tutte a tutti coloro che ci guardano qual è il quadro di riferimento del powerlifting a livello mondiale. Il quadro di riferimento a livello mondiale del powerlifting è strettamente connesso a quella che è l'attività della International Powerlifting Federation e all'inserimento di questa federazione mondiale di powerlifting all'interno dei World Games. Questa è una cosa importantissima che molte volte passa sotto traccia e non è più possibile sottacere a questa realtà. Una realtà, sì, molto molto prestigiosa, è una realtà prestigiosissima, anche perché nel Principato di Monaco nell'anno 2000, quindi 10 anni fa, è stato firmato un protocollo d'intesa fra il CIO, o IOC, IOC, secondo l'edizione italiana o inglesizzata, quindi il Comitato Olimpico Internazionale, e la World Games Association. In questa ottica i World Games sono diventati il terzo braccio del movimento olimpico mondiale. Che ruolo ha la donna all'interno della federazione italiana in particolare e nel mondo del powerlifting più in generale? Dunque, le donne all'interno della federazione italiana powerlifting rivestono un ruolo fondamentale, sia a livello dirigenziale, sia a livello prettamente di atlete. Noi vantiamo campionesse mondiali nelle nostre fila, vantiamo donne che hanno record mondiali e al vertice di questa bellissima piramide dei valori sportivi, senza voler assolutamente togliere nulla alle altre, c'è Antonietta Orsini, e dico Antonietta Orsini perché ha vinto la medaglia d'argento nella competizione blu quasi olimpica dei World Games nel 2009 in Cina Taipei. Ecco, quindi partiamo un po' il dito che questo sport sia rivolto ad esponenti giovani che sono sfide. Assolutamente. Come assolutamente. Abbiamo visto ci sono. Forza, diciamo che guardando le nostre 25-30 atlete che partecipano regolarmente alle nostre competizioni, tra cui molte giovanissime, tra cui molte under 18, possiamo benissimo toccare con mano che forza e grazia femminile sono un binomio. Parlo di pari passo. Sono quasi un binomio esclusivo. Ecco, a questo proposito, qual è il consiglio che si sente di dare a coloro che decidono di avvicinarsi per la prima volta a questo sport e a questo mondo? La Federazione della Powerlifting pone al servizio di tutti gli atleti, gli amanti del powerlifting, diversi strumenti per avvicinarsi a questo sport. C'è il sito federale, c'è il forum collegato al sito federale, dove su questo forum si possono postare
propri filmati di allenamento, si possono postare le proprie domande e c'è sempre un esperto che risponde e conforta su dubbi, su incertezze dell'allenamento. La cosa migliore sarebbe frequentare un corso della federazione, frequentare un seminario della federazione e, del quale poi possiamo parlare anche in seguito in maniera più approfondita, e prendere contatti con una delle palestre affiliate, società affiliate della federazione, dove operano dei validissimi istruttori certificati dalla Federazione Italiana Powerlifting, che sapranno instradare il neofita o perfezionare l'atleta medio o curare l'atleta avanzato. Ecco, c'è anche un'Accademia Italiana di Powerlifting. Ed è proprio questo lo strumento principe del quale si serve la Federazione Italiana Powerlifting per diffondere il powerlifting a tutti i livelli. Ma vorrei lanciare un messaggio anche agli allenatori di altri sport. Tramite l'Accademia Italiana del Powerlifting, la federazione lancia un messaggio di powerlifting come sport utile alla preparazione fisica generale di tutti gli sport. E quando dico preparazione fisica generale, chi mastica di sport e di allenamento mi capisce benissimo. Quindi non solo il powerlifting visto in chiave agonistica, vediamo anche il powerlifting come mezzo allenante, come costruttore della base fisica di altri sport. Seguite il nostro sito, seguite le iniziative della nostra accademia, perché potremmo creare veramente un circuito di idee che saranno validissime per la promozione del powerlifting e degli sport adesso collegati. Penso alle arti marziali, penso alla atletica leggera. Il futuro è roseo per il powerlifting, ma estremamente impegnativo. Impegnativo per la dirigenza, sì, veramente. Soprattutto per gli atleti. Io spero che gli atleti si sentano impegnati a 360 gradi con la Federazione Italiana Powerlifting e facciano come ha fatto la Federazione Italiana Powerlifting. La Federazione Italiana Powerlifting a un certo punto della propria storia ha preso il cuore, come si dice in gergo, l'ha gettata al di là dell'ostacolo, ristrutturando le gare, il calendario, le procedure, e siamo arrivati ai livelli attuali. Spero che anche gli atleti ci seguano in questo percorso molto impegnativo. Ragazzi, approfitto dell'occasione per rivolgere ad ognuno di voi calorosi auguri di buone feste e di un ottimo 2011, che il 2011 sia ricco di soddisfazioni per tutti, personali e sportive. A questo proposito, non dimenticate il nostro calendario agonistico che trovate già pubblicato sul sito. Vi vogliamo numerosi nelle nostre gare, appassionati, partecipi, forti e sempre uniti nel segno della Federazione Italiana Powerlifting. Buon allenamento a tutti, ringraziamo il presidente Sandro Rossi per essere qui. Grazie carissimo, è stato un piacere. Altrettanto, auguri, buon 2011. Arrivederci a tutti e buon 2011.